Segretario Salvini, Mare Nostrum diciamo sta costando l'ira di Dio allo Stato e sta portando gli esiti sperati per quanto attiene sicuramente ai salvataggi, ma non è tutto oro quel che luci. Mare Nostrum va sospesa oggi. Oggi sono soldi sbattuti via, sono morti che contiamo giorno dopo giorno ed è un'invasione agevolata dai soldi degli italiani. La Sicilia non ne può più, la Sardegna non ne può più, la Puglia non ne può più, tutta Italia non ne può più, c'è una stagione turistica a rischio, ci sono dei pescatori che non possono fare il loro lavoro, ci sono malattie che stanno tornando in casa nostra, quindi noi come Lega diciamo, visto che non c'è niente di gratis, questi soldi che sbattiamo via qua, usiamoli in Africa. Io rubo le parole al Dalai Lama, aiutiamoli a star meglio a casa loro e sospendiamo subito Mare Nostrum. Il grande assente qua però si chiama Renzi, perché Alfano fa quello che ritiene di fare, però c'è un Presidente del Consiglio che dorme e quindi che qualcuno gli suoni la sveglia. Quindi ecco, lei dice bloccare le partenze? Bloccare le partenze, gli eserciti e le navi della Marina Militare in tutto il mondo servono per difendere i confini, in Italia servono per aiutare gli scafisti e per decuplicare quella che non è un'immigrazione ma è un'invasione, quindi aiutarli a casa loro. Se poi ci sono delle guerre, come ci sono delle guerre, esistono degli organismi molto ben pagati a livello internazionale come l'ONU, come la NATO, che alzino le chiappe e vadano a sospendere queste guerre, perché ecco, qua non ne possiamo più. Per adesso offrirà un caffè ad Alfano per dargli la sveglia? Caffè amaro, così almeno magari, però ripeto, il grande assente qua si chiama Matteo Renzi, che cammina sulle acque, guarisce gli infermi, regala 80 euro a tutti e però a fronte di un'invasione che non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana dorme e in Sicilia non c'è. Spero che a Pozzallo, a Ragusa, a Lampedusa, a Palermo, a Catania si faccia vedere anche il Messia di Firenze, perché la gente vuole capire come ne usciamo.